Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi racconta un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Gesù. La scena si svolge a Gerusalemme, dove egli si trova per la festa della Pasqua ebraica. Per questa celebrazione rituale sono arrivati anche alcuni greci. Si tratta di uomini animati da sentimenti religiosi, attirati dalla fede del popolo ebraico e che, avendo sentito parlare di questo grande profeta, si avvicinano a Filippo, uno dei 12 apostoli, e gli dicono: vogliamo vedere Gesù. Giovanni pone in risalto questa frase centrata sul verbo vedere, che nel vocabolario dell'evangelista significa andare oltre le apparenze per cogliere il mistero di una persona. Il verbo che utilizza Giovanni, vedere, è arrivare fino al cuore, arrivare con la vista, con la comprensione, fino all'intimo della persona, dentro la persona. La reazione di Gesù è sorprendente. Egli non risponde con un sì o con un no, ma dice: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Queste parole, che sembrano a prima vista ignorare la domanda di quei greci, in realtà danno la vera risposta, perché chi vuole conoscere Gesù deve guardare dentro alla croce, dove si rivela la sua gloria. Guardare dentro alla croce. Il Vangelo di oggi ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è un oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento, a volte abusato, ma è un segno religioso da contemplare e comprendere. Nell'immagine di Gesù crocifisso si svela il mistero della morte del Figlio come supremo atto di amore, fonte di vita e di salvezza per l'umanità di tutti i tempi. Nelle sue piaghe siamo stati guariti. Posso pensare: come guardo io il crocifisso? Un'opera di arte per vedere se è bello o non bello? O guardo dentro, entro nelle piaghe di Gesù fino al suo cuore? Guardo il mistero del Dio annientato fino alla morte, come uno schiavo, come un criminale. Non dimenticatevi di questo: guardare il crocifisso, ma guardarlo dentro. C'è questa bella devozione di pregare un Padre Nostro e una delle cinque piaghe, e quando preghiamo quel Padre Nostro cerchiamo di entrare per le piaghe di Gesù dentro, proprio al suo cuore. E lì impareremo la grande saggezza del mistero di Cristo, la grande saggezza della croce. E per spiegare il significato della sua risurrezione, Gesù si serve di un'immagine e dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Vuole far capire che la sua vicenda estrema, cioè la croce, morte e resurrezione, è un atto di fecondità. Le sue piaghe ci hanno guariti. Una fecondità che darà frutto per molti. Così paragona se stesso al chicco di grano,
che marciando nella terra genera nuova vita. Con l'incarnazione Gesù è venuto sulla terra, ma questo non basta. Egli deve anche morire per riscattare gli uomini dalla schiavitù del peccato e donare loro una nuova vita riconciliata nell'amore. Ho detto per riscattare gli uomini, ma per riscattare me, te, tutti noi, ognuno di noi. Lui ha pagato quel prezzo. Questo è il mistero di Cristo. Va dalle sue piaghe, entra, contempla, ma vede Gesù, ma da dentro. E questo dinamismo del chicco di grano compiutosi in Gesù deve realizzarsi anche in noi, suoi discepoli. Siamo chiamati a fare nostra questa legge pasquale del perdere la vita per ricevere la nuova e anche eterna. E cosa significa perdere la vita? Cioè cosa significa essere il chicco di grano? Significa pensare di meno a se stessi, agli interessi personali, e saper vedere e andare incontro ai bisogni del nostro prossimo, specialmente degli ultimi. Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca. Voglio vedere Gesù, ma vederlo da dentro. Entra dalle sue piaghe e contempla quell'amore del suo cuore per te, per te, per te, per me, per tutti. La Vergine Maria, che ha tenuto sempre lo sguardo del cuore fisso al suo figlio dalla mangiatoia di Belenne fino alla croce sul Calvario, ci aiuta a incontrarlo e conoscerlo così come lui vuole, perché possiamo vivere illuminati da lui e portare nel mondo frutti di giustizia e di pace. Angelus Domini, non siavit Maria, e concede Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventre tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventre tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventre tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, vini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelum nuntiante Christi Fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donai Domine. Et lux perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hocunque nosque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deo, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, fedeli di Roma e di tante parti del mondo. Saluto i pellegrini dalla Slovacchia e quelli di Madrid, i gruppi parrocchiali provenienti da Sant'Agnello, Pescara, Chieti e Ceremule, i ragazzi della diocesi di Brescia e quelli... questi sono rumorosi, eh? E quelli del decanato Romana Vittoria di Milano. Saluto l'Unione Folclorica Italiana, il gruppo di famiglie di Rubiera e i Cresimandi di Nove di Modena. Ieri sono stato in visita a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo. Saluto con affetto e ringrazio la comunità delle diocesi di Benevento e di Manfredonia, i vescovi, Monsignor Crocca e Monsignor Castoro, i consacrati, i fedeli, le autorità. Ringrazio la colorosa accoglienza e porto nel cuore tutti, ma specialmente i malati della Casa Sollievo della Sofferenza, gli anziani e i giovani. Ringrazio a coloro che hanno preparato questa visita, che davvero non dimenticherò. Che Padre Pio benedica a tutti. E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Padre Bernard, noi abbiamo, che Padre Pio benedica tutti, abbiamo incominciato con quest'uomo piagato che ci ha guardato dentro alle piaghe di Cristo, come ci chiede